USL, tre lettere per descrivere uno degli strumenti, se non lo strumento più potente in assoluto per vendere i tuoi prodotti o servizi e creare la tua reputazione online che puoi utilizzare oggi. Ma che cos'è? E soprattutto quali sono i quattro punti che ti permettono di crearne una di successo? Lo vediamo in questo video. Se guidi un'azienda e vuoi sfruttare le piattaforme online per trovare nuovi clienti e guadagnarti un'importante fetta di mercato, allora sei nel posto giusto. Io sono Manabi e insieme al mio team aiutiamo le aziende a creare contenuti in grado di rintracciare il tuo pubblico ideale e convertirlo in clienti e fatturato. Come facciamo? Il nostro approccio è semplice, si chiama social domination. L'obiettivo? Portarli a conversione ed aumentare la tua reputazione online. Vuol dire creare sufficienti contenuti per dominare completamente il tuo mercato. Per loro dovrai diventare onnipresente. Penserai che sia impossibile, che ci vogliano mesi per realizzare un lavoro del genere. A noi? 8 giorni. In 8 giorni ti realizziamo tutti i contenuti che ti servono per dominare il tuo mercato per un anno intero. Se quindi anche tu vuoi rintracciare il tuo pubblico ideale, che probabilmente sta cercando i tuoi prodotti o servizi ma sta trovando quelli della concorrenza, trovare nuovi clienti e vuoi dominare il tuo mercato e vuoi farlo in modo massivo, allora clicca sul link in descrizione per prenotare una consulenza gratuita direttamente con me. Nel frattempo, godiamoci il video. Siamo alle porte della vigilia di Natale e ho deciso di farvi un regalo enorme, per cui apri bene le orecchie perché questo è un vero e proprio corso su che cos'è sostanzialmente una VSL e soprattutto quali sono i quattro elementi principali per poterne costruire una di successo. Partiamo immediatamente con il primo elemento, ovvero se il telecomando funziona, eccolo qua. Innanzitutto è Video Sales Letter, ovvero una lettera di vendita in formato video. Una lettera di vendita dovrebbe essere abbastanza sdoganato come termine, soprattutto se fai impresa, se sei un imprenditore, se gestisci un comparto, è sostanzialmente un testo che ti permette di far compiere un determinato percorso al tuo interlocutore per fargli comprendere effettivamente determinati elementi che sono fondamentali per poter comprendere che ha bisogno di te, che ha bisogno del tuo servizio e che tu sei la persona migliore, l'azienda migliore per potergli risolvere quella tipologia di esigenza. Per cui le sales letter hanno radici molto profonde. Online ne trovi esempi di tutte le tipologie, sales letter molto famose, di copywriter altrettanto famosi che hanno generato decine di milioni di dollari, perché arrivano prevalentemente dagli Stati Uniti, grazie proprio a un semplice testo scritto. Ecco, la versione video della sales letter è appunto la trasmutazione, utilizziamo questa parola difficile, o comunque l'adattamento di quello che è un testo alla versione recitata, alla versione raccontata in un video. Oggi è uno degli strumenti più efficaci in assoluto per poter creare una relazione col nostro potenziale cliente e per poterlo portare a quella che è la conversione. Ma come si crea una VSL? Quali sono le caratteristiche su cui dovremmo portare l'attenzione per crearne una efficace e di successo? Innanzitutto partiamo dal concetto che assolutamente non deve essere un video normale. Per video normale che cosa intendiamo? Intendiamo che ad oggi, con la grande competizione che c'è, semplicemente mettersi a camera frontale, stare davanti alla camera e parlare, ok? Senza un'ambientazione, senza una determinata costruzione, senza una serie di elementi che stiamo per scoprire, diventa poco efficace riuscire a costruire una VSL che converta veramente. Perché? Perché oggi la concorrenza è spietata, ma non solo la tua concorrenza diretta, oggi parliamo di una concorrenza sui livelli dell'attenzione, per cui il tuo potenziale cliente, tramite il proprio smartphone, dovrà decidere, perché nella maggior parte dei casi guarda da smartphone, dovrà decidere se dedicare l'attenzione a te o a magari un video di gattini. What? O magari un video di scherzi, o magari un video di approfondimento su ricette di cucina, eccetera, eccetera. Per cui oggi, se lavori nel digital e lavori con i video, la concorrenza non è solamente la tua concorrenza diretta,
ma è una concorrenza sulla base dell'attenzione, ovvero il tuo utente dovrà decidere di guardare te anziché guardare qualsiasi altra cosa. Per cui tutti gli escamotage che stiamo per vedere, soprattutto una chicca finale, per cui seguimi fino alla fine del video perché è determinante, ci permetteranno invece di riuscire a ottenere un effetto, un impatto decisamente più importante nei confronti del nostro pubblico. Andiamo con quella che è la schermata successiva che mi sono già preparato e iniziamo innanzitutto dai copy. Il copy, ovvero il testo scritto, lo script o che dir si voglia, è il primo elemento su cui dobbiamo lavorare per costruire una VSL di successo, proprio perché stiamo partendo da una lettera di vendita. Per cui in realtà noi abbiamo necessità di scriptare il video, abbiamo necessità poi di interpretarlo e per cui avremo bisogno di un cosiddetto teleprompter, ovvero il gobbo, ovvero quello strumento che possiamo mettere di fronte all'obiettivo della camera che ci dà l'opportunità di poter leggere il testo continuando a guardare dritti in camera. Qui però nasce il primo problema. È che un conto è fare un video a braccio davanti alla camera. Un conto è magari fare un video in modalità intervista, per cui ho il mio intervistatore di fianco alla telecamera che mi fa determinate domande e io effettivamente gli rispondo. Un conto è dover leggere un testo davanti alla camera. Per poter leggere e interpretare correttamente un testo abbiamo bisogno di allenamento. Perché? Perché non siamo né degli attori né siamo dei presentatori. Perché ti cito queste due figure? Perché si allenano tutti i giorni per poter performare al meglio davanti alla camera. Per cui l'elemento fondamentale è che ci dobbiamo allenare a interpretare. Perché dobbiamo essere in grado, davanti alla camera, di utilizzare delle pause, di abbassare il tono della voce, oppure di alzarlo all'improvviso proprio per enfatizzare il testo che stiamo leggendo. E dobbiamo anche accompagnarlo con la nostra gestualità. Per cui, qual è la modalità migliore per poterti allenare? Beh, procurati un libro di fiabe per bambini, ok? Con tutti, sai, quelli illustrati, che c'è poco testo per ogni pagina e tante immagini, il libro delle fiabe della buonanotte, bene? Quello è uno degli strumenti più efficaci che normalmente suggerisco agli imprenditori che devono performare in video per potersi allenare in autonomia senza la necessità di fare corsi di approfondimento o cose di questo tipo. La tecnica qual è? Prendi il libro di fiabe, ti punti il telefono in modalità selfie, lo metti in modalità di registrazione, inizia a leggere la fiaba interpretandola, cercando di fare le vocine quando appaiono i personaggi, oppure quando arriva l'orco cattivo e cose di questo tipo. Fallo anche solo 10 minuti al giorno per una settimana in cui ti registri, interpreti e ti riguardi. Ti registri, interpreti e ti riguardi. Questo ti permetterà di allenarti notevolmente per poter performare molto meglio nel momento in cui dovrai registrare la tua VSL. Per quanto riguarda l'utilizzo del teleprompter è molto semplice, in descrizione o qui sopra ti faccio comparire anche un video in cui ho realizzato proprio un tutorial, un video di spiegazione in cui ti faccio vedere come utilizzare un teleprompter. Altro elemento è fondamentale lo schema di quel copy. Perché? Perché come dicevamo prima, noi dobbiamo prendere per mano la nostra persona, il nostro utente, il nostro potenziale cliente e lo dobbiamo portare a comprendere per quale motivo siamo la soluzione migliore. Questo è l'elemento fondamentale. Per cui dobbiamo in qualche modo sostituirci a quello che normalmente noi facciamo dal vivo nel momento in cui lavoriamo con un potenziale cliente. Innanzitutto iniziamo con un pattern interrupt. Perché iniziamo con questo? Potremmo citare anche look. Dobbiamo fare in modo che la VSL inizi immediatamente con qualcosa che catturi l'attenzione, faccia fare un saltino e dia immediatamente chiaro il motivo per cui continuare a guardare quel video, ok? Quindi dobbiamo fare un'interruzione di pattern, proprio perché, come dicevamo prima, la concorrenza è una concorrenza sull'attenzione. Per cui, per questo motivo, dobbiamo iniziare immediatamente la VSL con qualcosa di forte che colpisca l'attenzione. Di conseguenza, dobbiamo andare immediatamente a evidenziare quello che è il problema di cui stiamo parlando, quello che è il problema in cui il nostro pubblico si può identificare, quello che è il problema che noi saremo in grado di risolvere. Di conseguenza andiamo ad agitare il problema. Quindi che cosa vuol dire? Andiamo a raccontare, a far vivere, a far emozionare
quanto più grave la situazione può diventare nel momento in cui non andiamo a lavorare su quel problema, non andiamo a correre ai ripari con una soluzione. Di conseguenza andiamo a presentare quella che è la nostra soluzione, quindi presentiamo quali sono i punti principali che risolvono il problema ed evitano che il problema diventi molto grave per come glielo abbiamo agitato. Di conseguenza possiamo includere quelle che sono delle testimonianze in video o possiamo citare dei casi su cui abbiamo applicato quella soluzione e abbiamo risolto quel problema con un determinato successo. Ancora, dopo le testimonianze, andiamo a presentare quella che è la nostra offerta. Qui non quello che è un prezzo definitivo, ma quella che è l'offerta in quel momento collegata a quella VSL per poter vendere quel prodotto o quel servizio che risolve quel problema. E in ultima analisi andiamo a chiudere con la call to action, ovvero che cosa deve fare il nostro utente alla fine di quel video per potersi accaparrare quell'offerta, risolvere il proprio problema, evitando che quel problema diventi sempre molto più grave. Questo è uno schema base, ok? Questo schema può essere rivoltato, può essere rielaborato, eccetera, eccetera, ma i punti fondamentali è che innanzitutto dobbiamo iniziare, ho anche scritto qualcosa sulla lavagna, dobbiamo iniziare interrompendo il pattern, ovvero strappando il nostro potenziale cliente da quella che è la sua routine quotidiana. Dopo lo schema ci dobbiamo concentrare sulla sceneggiatura. Che cosa significa? Significa che non stiamo scrivendo una lettera, stiamo girando una video sales letter. Qui abbiamo voluto sintetizzare con show, not tell. Che cosa significa? Significa che dobbiamo cercare di mostrare quanto più possibile ciò che permette al nostro spettatore di comprendere quello che stiamo dicendo. Lo dobbiamo mostrare in termini di immagini, ok? Lo dobbiamo mostrare in termini di cambi camera, inquadratura, eccetera, eccetera, ma al montaggio ci arriveremo fra poco, ok? Per cui dobbiamo cercare di arricchire quanto più possibile la nostra VSL di immagini che siano evocative. Un'immagine vale più di mille parole. E questo con il video noi lo possiamo fare molto molto bene, per cui ci dobbiamo lavorare da questo punto di vista. Ad esempio, nelle ultime VSL che abbiamo creato con Big Luca, per esempio l'ultima del corso Like a Big, per rappresentare lo stato di solitudine che è necessaria per potersi costruire la propria ricchezza, eccetera, eccetera, abbiamo girato la prima scena nel deserto, che mi funziona anche come pattern interrupt che abbiamo visto prima, ok? Oppure quando abbiamo girato la VSL del lucromentario, l'abbiamo girata a Dubai, abbiamo utilizzato la Rolls Royce, abbiamo utilizzato le Ferrari e le Lamborghini, abbiamo utilizzato lo yacht, abbiamo utilizzato il Dom Perignon all'inizio del video, abbiamo utilizzato una serie di elementi visivi per poter rappresentare determinati messaggi, per poter far passare una serie di emozioni. Andiamo ancora avanti a quello che è il quarto punto e mi raccomando, seguimi fino alla fine del video perché alla fine c'è una chicca molto molto importante ancora. Dobbiamo lavorare molto bene su quello che è l'editing. Innanzitutto in termini di coerenza, quindi che cosa vuol dire? Dobbiamo fare in modo che il montaggio del nostro video sia coerente con quello che è il messaggio. Se per esempio abbiamo una VSL che è molto introspettiva, che porta il nostro spettatore a ragionare su se stesso, a fare dei ragionamenti profondi, a immergersi nelle proprie emozioni, non potremmo utilizzare un montaggio che è ritmato con musica incalzante, eccetera, eccetera. Dobbiamo andare di conseguenza. La cosa però importante è che in ogni caso dobbiamo dare ritmo. Per cui anche se stiamo andando nell'introspettivo, dobbiamo dare ritmo, dobbiamo fare cambi di inquadratura, ok? Dobbiamo utilizzare delle immagini di copertura, dei b-roll, dei fegatelli, o chiamiamoli come vogliamo, per rendere più ricca e catturare, tenere alta l'attenzione del nostro spettatore, perché sostanzialmente noi dobbiamo riuscire a creare un impatto di questo tipo, up and down, continuo, ok? Perché è questo che ci aiuterà a tenere il nostro spettatore incollato al nostro video. In ultimo, dobbiamo utilizzare la musica per amplificare quello che succede.
mi viene come citazione i film di Bud Spencer e Terence Hill, ok? E a seconda dell'età che hai, spero che tu li conosca, perché se non li conosci valli a cercare, ok? Ora, la caratteristica di quei film erano le scazzottate. Ora prova a immaginare di vedere uno spezzone, una scena di quel film senza gli effetti sonori delle scazzottate. Non rendono, ok? Oppure altri film, se tu ci fai caso, già nel momento in cui inizi a sentire una determinata musica, magari film che sono un po' più horror o un po' più spaventosi, già quella musica ti fa comprendere che sta per succedere qualcosa. La stessa cosa noi dobbiamo fare nell'editing con la musica che dobbiamo utilizzare per i nostri video, ok? Questi quattro sono gli elementi fondamentali per poter costruire una VSL di successo. VSL che sono il nostro pane quotidiano, oltre alla social domination. Per cui, oltre a registrare tutti i video che servono per farti pubblicare su tutti i social tutti i giorni dell'anno, in soli 8 giorni all'anno, 2 giornate ogni 3 mesi, siamo specializzati nella realizzazione di VSL ad alta conversione. Per cui VSL che siano scriptate, organizzate e sceneggiate proprio per portare il nostro spettatore da uno stato di non consapevolezza a uno stato di estrema consapevolezza che lo rende pronto ad acquistare quelli che sono i nostri prodotti e servizi. Oltre a tutto questo però, se noi abbiamo realizzato la VSL più incredibile della Terra, ok, fatta benissimo, che permette di convertire chiunque, ma poi non riusciamo a portargli traffico, siamo nei guai. Per cui è fondamentale organizzare un sistema di traffico che abbia determinate caratteristiche che vediamo fra un attimo. Iscriviti al canale e attiva la campanella se vuoi essere un passo avanti alla tua concorrenza e dominare il tuo mercato. Se invece vuoi passare subito ai fatti, allora clicca sul link in descrizione e compila la form per fissare un appuntamento con noi e iniziare il tuo processo di selezione. Ma torniamo al video. Quindi, ricapitolando, abbiamo costruito la nostra VSL, abbiamo visto quelli che sono gli elementi fondamentali per costruire la nostra VSL e a questo punto ci dobbiamo concentrare su quelle che sono le ads, ma che a me piace chiamare killer ads. Sono le pubblicità che vedi normalmente quando scorri sui social, che vedi normalmente nel momento in cui stai guardando un video su YouTube, che vedi normalmente nel momento in cui stai facendo altre cose online. Parliamo prevalentemente di quelle che sono le video ads, ok? Le ads in video, che sono quelle a più alto potere di conversione, in qualche modo. Anche qui ci dobbiamo ricordare che è una battaglia dell'attenzione, per cui dobbiamo fare in modo di scuotere. Questa è l'immagine che ti voglio dare. Scuotere lo spettatore dalla sedia, dal momento di torpore in cui è immerso, e lo dobbiamo catapultare sulla nostra pagina. Per farlo dobbiamo ricorrere a tutti gli espedienti che ci possono permettere di essere coerenti e in linea con quella che sarà la nostra VSL, ma anche permetterci di andare oltre e di inserire qualcosa all'interno dell'immagine, all'interno del video, che anche non c'entra assolutamente niente con quello di cui stiamo parlando. Per esempio, con Protetto, una delle ultime ads che abbiamo registrato, abbiamo messo alle sue spalle una Ferrari, una Lamborghini, due Tesla, un furgone marchiato Protetto. Lui l'abbiamo vestito con l'imbragatura e il caschetto, l'abbiamo messo sul suo cavallo. Cosa c'entrano il cavallo e le supercar con quell'ads? Assolutamente niente, ma visivamente catturano immediatamente l'attenzione, e per cui molto probabilmente alzeranno talmente tanto l'attenzione dello spettatore che vorrà capire che cosa c'entra tutta sta roba, ascolterà il messaggio, e se è in target e se è interessato a quello che stiamo raccontando, sarà molto più probabile che clicchi per andare a vedere questi pazzi che cosa hanno creato. Spero che questo mini corso per quanto riguarda le VSL ti sia stato veramente d'aiuto. Alcune cose possono sembrare banali, ma in tutto quello che vedo online ti posso garantire che la maggior parte, anche dei professionisti del video,
non segue questo iter semplicemente perché arriva dal cinema e non dal marketing. Nel momento in cui noi vogliamo vendere i nostri prodotti o servizi, innanzitutto ci dobbiamo concentrare su tutto ciò che serve per poter convertire e per poterlo fare quanto più rapidamente possibile. Con questo ti faccio i miei più grandi auguri di buon Natale e buon 2023 e che il 2023 possa essere un anno che ti porti grandiosi risultati per te e per la tua azienda, soprattutto grazie anche all'utilizzo dei video.